Domenica 5 novembre 2023, 31esima del tempo ordinario. Comincia la lettura dei capitoli 23, 24 e 25 di Matteo, che sono gli ultimi, quelli che ci introducono poi alla solennità fra tre settimane della grande solennità di Gesù, Re dell'Universo. E oggi noi contempliamo Gesù Maestro, quello esattamente che vedete alle mie spalle, che è un mosaico nella chiesa di Gesù Maestro delle Pie Discepole a Roma. Gesù è il vero Maestro. Gesù si rivolge in questi primi versetti del capitolo 23 che leggiamo oggi, si rivolge ai discepoli e si riferisce ai farisei e agli scribi, cioè coloro che, descrive Gesù, amano farsi vedere come i primi della classe, come quelli che sono salutati da tutti, quelli che sono amati da tutti e soprattutto quelli che si fanno chiamare rabbì, cioè maestro, e si fanno chiamare padre. E lui dice: non fatevi chiamare maestri, non fatevi chiamare padri, perché soltanto uno è il vostro maestro, Gesù, e uno solo è il vostro padre, colui che è in cielo. Ecco, questo è un insegnamento che ci porta alla vera dimensione della vita umana, cioè quella dell'umiltà, ecco, non vantarci più di quello che siamo. Eppure noi siamo portati sempre nella nostra vita sociale, anche nella nostra vita ecclesiale, e nei rapporti con gli altri a metterci delle maschere, a farci vedere più bravi di quello che siamo. Ecco, Gesù ci richiama con simpatia a un atteggiamento invece di verità verso noi stessi, cioè dobbiamo essere sempre consapevoli che veniamo in qualche modo dalla polvere e alla polvere ritorniamo. Ecco, in qualche modo ci richiama questo bellissimo rito dell'imposizione delle ceneri. E Paolo, nella seconda lettura che leggiamo oggi, ecco, ci insegna proprio questo spirito di umiltà. Siate amorevoli gli uni con gli altri, come una madre che ha cura dei propri figli. Ecco, aver cura gli uni per gli altri è un ottimo antidoto per liberarci di questa voglia di essere sempre i primi della classe. E diffidiamo dei primi della classe, perché dietro nascondono sempre qualcosa che non va. Buona domenica.